Allora, salve a tutti ragazzi e benvenuti a un primo video dedicato interamente a YouTube sul canale. Siamo su Sekiro, ragazzi, gioco uscito da pochi giorni, sono qui al primo boss. Sono qui per mostrarvi, scusate, come affrontare la falena. È il primo boss effettivo del gioco che ci dà uno sviluppo anche del personaggio, perché ci rilascerà un oggetto che aumenterà le nostre statistiche offensive. Quindi è abbastanza importante come persona, come boss. Non so in quanti di voi l'hanno già affrontato, perché comunque non è semplice raggiungerlo. Perché se non sapete bene dov'è, probabilmente ci siete arrivati lì. È dietro a tutte quelle guardie al tempio che va a fuoco con la guardia ubriaca, quella cicciona grossa che mi ha dato un po' di problemi anche quella. Detto questo, vi faccio vedere come si può affrontare perché c'è un. Qualche consiglio vi posso dare che vi renderà il boss molto molto agevole, perché non è difficile, è rapido, ma se si sa come approcciare i suoi attacchi, si fa tranquillamente. Ora, il caricamento lo potevo skippare, però comunque. Se in caso non ci foste arrivati oppure aveste difficoltà, qui potete tranquillamente trovare tutto quello che vi serve per farlo fuori. Siamo alla tenuta di Hirata, siamo al Buddha, tra virgolette. Proprio davanti alla boss fight, abbiamo davanti qui un arciere che correndogli addosso lo possiamo far fuori tranquillamente. Ecco una cosa: prima di arrivare qua, come potete vedere, ho tre boccette che potenziate anche. Sono tipo a più uno, tra virgolette, perché li ho potenziate con i semi di zucca. Quindi possiamo arrivare qua con ben tre fiaschette alla boss fight. Non so se è possibile arrivare con più fiaschette, io ne ho trovate tre per ora. Ok, qui ci sarà un filmato in intermezzo che ovviamente non vi ho fatto vedere. Perché vi compare la prima volta che lo affrontate il boss. Già la prima volta vi è andata abbastanza bene. Le volte dopo è stato più di studio. Però la prima volta ero riuscito a fare arrivare già alla seconda fase. E poi sono morto. Però non era andata male. Studiando questo boss si riesce tranquillamente a farlo fuori. Allora, questo boss ha un attacco imparabile. Che molto spesso vi fa anche appena arrivate. Che è esattamente questo. Questo non schivatelo col cerchio. Saltate lì sopra. E rompeteli di qui perché, come vedete, ne togliete anche abbastanza quando fa questa cosa. Comunque, lo potete schivare semplicemente saltando. Oppure, se volete, se siete abbastanza vicini, saltando addosso e ripremendo X, gli togliete un bel po' di equilibrio. Allora, come potete vedere, para e vi entra con tanti bei colpi. È possibile affrontare questo boss mandandolo in un loop che dopo vi faccio vedere. Quando vi fa questo attacco in salto, anche qui saltate. Non schivate, perché la schivata, per quanto possa essere più, magari più a livello mentale, possa essere più sicura di un salto, è molto meno ampia. Il salto, guardate quanta distanza ho preso con un salto. Guardate. Il salto, secondo me, è il salto è la nuova schivata. Ho fatto un salto della Madonna. Probabilmente l'avrei schivata anche col cerchio, ma per essere sicuri veramente, questi attacchi, evitateli saltando. Eccolo. Molto spesso lei salterà, però se siete abili, qui ci bisogna essere veramente bravi, a me qui è riuscito anche un po' a culo, utilizzando l'ascia, potete, o anche qualche altro attacco, è possibile fermare le sue animazioni mentre salta. Quindi ci sono dei momenti in cui potete anche rompere il boss e mandarlo in un loop continuo. Comunque qui, con l'ascia, assistendo l'attacco dall'alto verso il basso, e lei cercando di saltare in alto, è possibile colpirla mentre sta saltando per ributtarla giù. E poi qui li entrate un paio di volte. Non attaccate troppo spesso perché poi cioè, poi vi entra lei, ecco. Anche qua è in salto, non so cosa abbia fatto, ma saltate. Nel dubbio saltate sempre, anche quando lei si carica e fa tutti questi attacchi con le punte, con gli shuriken, come volete chiamarli voi, saltate. Anche qui gli ho evitato praticamente tutto, saltellando in giro, nemmeno c'è stato un tempismo, semplicemente ho spammato il salto, anche in questo caso ho saltato. Ok, salta ancora in giro e io qui ho saltato e ho evitato. La prima fase è abbastanza semplice alla fine e si può rompere anche questa fase. Anche qui salto e ho evito tutto. Purtroppo ve lo faccio solamente vedere dopo il fatto di rompere tra virgolette il boss, perché c'è veramente un modo in cui potete mandarlo veramente in loop e quando non riuscite, quando si può togliere questo boss dal loop che gli fate. Però gli fate un sacco di danno gratis e quando si leva potete comunque evitare i suoi attacchi. Qui continuo ad attaccarlo un paio di volte. Ho sbagliato qua perché non ho saltato. Altri due colpetti. La prima fase è abbastanza leggibile le prime volte. Ovviamente questo
morirete qualche volta prima di fare, prima di farcela, perché comunque non è un boss semplice, semplice, semplice. Però con questi accorgimenti è molto più facile rispetto a affrontarlo a scatola chiusa, ecco. Anche qui, come potete vedere, poteva attaccarmi, ma saltando ho evitato gran parte del danno. Non fa tantissimo danno, il fatto è che fa tanti attacchi uno in seguito all'altro. Quindi, anche se vi prende una volta, se riuscite a parare o evitare gli attacchi successivi senza farvi stannare e senza andare nel panico, vi riuscirete tranquillamente a sopravvivere. Vi ho provato un affondo, ma non è che abbia avuto grande successo. Qui continuano i suoi attacchi in salto dall'alto, ma non funzionano. C'è un personaggio con cui potete parlare in fin di vita prima di affrontare questo boss, che vi dà un fagiolino che rompe le sue illusioni. Però non è importante, ok? Non è importante avere quell'oggetto, io l'ho affrontato tranquillamente senza utilizzarlo. Anche qui attacco in salto, schivata da aerea. Massimo due attacchi, anche comunque saltare gli toglie un po' di equilibrio, non tantissimo, però glielo toglie, saltandogli addosso. State attenti però quando saltate a non essere troppo vicino ai muri, perché molto spesso vi capita di saltare in parti in cui non volete, ecco. Comunque, la prima fase è andata, è abbastanza tranquillamente più o meno. Ho preso con un po' di colpi, ho circa metà vita, adesso mi curo. Risatina. Adesso, quando lei scompare apparirà qua, in questa zonetta qua, in mezzo circa. E approfittate, andate lì dietro e attaccatela un paio di volte. Io gli ho fatto un affondo. Adesso qua cambierà un po' la situazione, perché lei avrà qualche attacco in più e sarà un po' più aggressiva. Come potete vedere, lei carica questi fasci, crea questi fasci di luce, non so bene come chiamarli, io li chiamo fasci di luce, che vi vengono addosso. Non potete pararli perché vi fanno comunque danno. Quindi anche questi però si possono saltare tranquillamente e li evitate. Ancora, schiocca solitamente. Quando schiocca lì in questo modo, lei salta qui in alto su un filo illusorio e crea altre illusioni che ci vengono addosso. Ma queste si possono evitare tranquillamente girellando per l'arena. Quindi non le affrontate, non state a perdere tempo, anche perché sennò sono tante. Quindi saltellate in giro e basta. Andate in giro per la mappa e tranquillamente. Occhio a ripassare vicino al boss, perché cercherà di attaccarvi, ma potete evitarlo tranquillamente, senza problemi. Ok. Rischiocca le dita, fa sparire le illusioni, ma crea di nuovo questi fasci di luci che vengono dalle illusioni. Quindi, quando fa questa cosa, voi correte. Correte e eviterete tutti quanti questi fasci. A me qui mi ha preso con uno, ma vabbè, mi ha tolto pochissimo. L'importante è non essere presi da tutti, perché sennò vi ammazza, credo. Ora, qui inizia di nuovo a saltellare e a scattare in giro. È molto figa questa animazione di attacco, ma la potete evitare tranquillamente. Diciamo che è più una questione di spaventare e intimorire il giocatore che efficienza vera e propria, perché questi attacchi si possono evitare tranquillamente. Allora, anche qui mi è entrato, schivando probabilmente mi avrebbe colpito con questo calcio, ma saltando invece ho preso parecchio le distanze. È un boss da corto raggio, perché le sue armi appunto sono a corto raggio, al massimo ve le lancia, però se prendete le distanze lei difficilmente riuscirà a raggiungervi, a meno che non cominci a scattare. Ancora, qui attacco e qui tra pochino vedrete come affronto questo boss, come affrontarlo e romperlo. Mi sono curato, di nuovo fa l'attacco in salto, ma tranquillamente lo evitiamo. Quando fa queste luci, ragazzi, non provate ad attaccarla, schivatele e basta, tanto vi vengono addosso dopo poco tempo, quindi potete tranquillamente aspettare un attimo, è una questione di secondi. Ecco, qua inizia il loop. Attacco R1, schivata laterale col cerchio, attacco R1, l'ho attaccato, ora mi ha preso, schivata laterale, attacco, perché, e tra l'altro qui gli ho rotto l'animazione, perché a volte, mentre gli fate questo loop di attacco, schivata laterale, in qualche caso lei cercherà di saltare per andare su un filo illusorio, ma lì potete fermare l'animazione di nuovo. In questo caso è risceso, fa un balzare indietro, ma voi richiudete le distanze lateralmente e gli fate un altro attacco, schivata laterale. Quando lei schiva all'indietro, come in questo caso, allora non attaccate. Io, nonostante abbia attaccato, ho avuto tempo di recuperare dal mio errore, perché non attacca immediatamente, nonostante tutto avete un po' di margine di errore qua, perché lei vi schiva indietro, vi entrerà con delle luci e con una serie di attacchi. Voi dovete, senza paura, schivare saltando però, dovete saltare.
Vedete? Qui mi sarebbe entrato con un calcio. Scusate, faccio vedere. Qui avevo attaccato, quindi diciamo che in questa situazione ero in svantaggio perché l'ho mancato e lei poteva, l'ho mancata e lei poteva entrarmi con un calcio, ma la sua animazione del calcio è molto lenta, mi permette di recuperare dall'errore fatto e di saltare. Non so se con la schivata col cerchio io l'avrei schivato questo. Nel dubbio saltate, perché è molto più sicuro. Continuate a saltare ed evitate tutti quanti i suoi attacchi, perché questi si evitano tranquillamente saltando. L'attacco imparabile lo evitate saltando. E poi entrate, attacco, schivata laterale col cerchio, attacco, schivata laterale, attacco. Di nuovo, stava per saltare su un filo, l'abbiamo fermata. Ora non so se era su un filo o se stava per tirarci le shuriken, però l'abbiamo fermata. E andiamo avanti così, fino alla noia. E questo è il modo per romperlo. Ora qui ci richiama di nuovo le illusioni, le evitiamo, ora qui non sono stato un po' pirla. E di nuovo andiamo in tondo. Dovremo puntare a finirgli la barra della vita. Qui finirà prima la barra della vita piuttosto che quella dell'equilibrio perché ha tempo di recuperare un pochino dalla situazione di svantaggio dell'equilibrio in cui si trova. Perché in questa fase in cui noi giriamo intorno evitando le illusioni, non la attacchiamo e piano piano recupera l'equilibrio, giustamente, la postura. Quindi dovremmo puntare a terminargli la vita in questo caso. Non so se magari qualcuno più bravo riuscirà a evitare che recuperi tutta quanta la postura, però comunque anche qui. Ha chiamato le luci, saltiamo. Ora qui mi ha colpito perché sono saltato contro una parete, una colonna e ho fatto un errore. Quindi sono tornato in vita, ringraziando il nostro Sekiro. Qui non ho più fiaschette e non ho più risurrezioni, quindi devo stare molto molto attento. Qui mi tira tutte le sue cosette, io schivo e salto e evito tutto. Anche qua, attacchi che possono essere saltati tranquillamente. Attacco. Schivata laterale. Ora qui ha chiamato le lucine, quindi prendo un po' le distanze per evitarle. Perché purtroppo non avendo curativi e non avendo più resurrezioni, devo tenermi stretto quel poco di vita che ho. Qui mi è entrato purtroppo. Attacco. Schivata laterale. Attacco. Schivata laterale. Attacco. Tutto così, ragazzi. Potete anche farlo nella prima fase. Io non l'ho fatto perché volevo. Non lo so. Non lo so perché. Perché me ne sono reso conto dopo. Anche qua possiamo evitare tutto quanto. Attacco imparabile che possiamo saltare tranquillamente. Abbiamo abbastanza tempo per avvicinarci, quantomeno dargli un colpo. Di nuovo qui ricrea le sue bellissime illusioni. Quindi noi di nuovo qui girelliamo, girelliamo. Come potete vedere, un po' di postura abbiamo tolto, ma soprattutto a poca vita. Quindi questa è la terza volta che le chiama 3 volte solitamente. E poi la facciamo fuori. Quindi dovete fare questa cosa in loop 3 volte, via. Ok, evitiamo questi ultimi fasci di luce. Adesso è il momento. Ha fatto il salto all'indietro, anche qui avevo sbagliato, ma ha avuto il tempo di recuperare perché mi entra col calcio. Non ce la fa perché l'animazione è molto lenta. Non è per niente punitiva questa animazione, anzi, tutt'altro. Perché qui un boss un po' più cattivo qui ti sarebbe entrato e ti avrebbe fatto danno. Perché questo è un errore che fai. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro: attaccare quando un boss va all'indietro è un errore. Sempre. In questo caso però è meno punito perché non ti colpisce, hai modo di schivarlo di nuovo. Saltando di nuovo, gli ho anche rotto la combo, non so se l'avete notato. Saltando, le stava per attaccare, ma ho ripremuto X e gli ho dato un calcio mentre ero in aria e gli ho rotto la combo. Gli ho tolto anche un po' di postura così. Anche qua, aspetto un attimino il momento buono, che potrebbe essere questo. Ho sbagliato un attacco, però tanto male. Schivata laterale, attacco, schivata laterale, attacco. Per schivare sia a destra che a sinistra, indipendentemente da come preferite. Anche qua saltiamo in giro. Attacco imparabile. Qui ho saltato un po' troppo indietro forse, ma sono comunque riuscito a entrarli. Come potete vedere, la sua vita piano piano sta scendendo. Sta andando in loop. E ultimo attacco. Morta. Colpo mortale. Affrontando questo boss, ci fornirà il suo ricordo che ci permetterà di avere più attacco, più doti offensive, tra virgolette. Oltre appunto qui, questo ricordo della falena e un altro oggettino per la resurrezione. Quindi ragazzi, il video termina qua. Spero che vi sia stato utile e che vi abbia spiegato abbastanza bene. Grazie alla SharePlay,
al replay della console mi permette anche di mettere in pausa nei momenti che voglio per farvi capire e farvi vedere alcune cose. Quindi, io termino qua il video, mi raccomando, ragazzi, io su YouTube carico veramente poco. Io sono più che altro su Twitch. Sekiro adesso non sto neanche più giocando in live perché è un gioco che mi richiede tempo e concentrazione. E in live mi rendo conto che le persone poi si possano annoiare perché parlo poco, eccetera. Quindi io questo me lo gioco off stream. Però se siete interessati, io streamo più o meno tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, durante le ore pomeridiane e a volte anche la mattina. Comunque trovate tutti quanti gli orari in descrizione nel canale di Twitch. Quindi seguitemi su Twitch, ragazzi. Io qui su YouTube vi caricherò solamente i boss che affronto, se trovo qualche tattica. Se invece li affronto e non mi sento di dirvi bene come fare, probabilmente non lo carico. Comunque, se siete interessati ancora a queste serie, lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Twitch. Ora su Twitch farò altri giochi, però se magari vi sto simpatico, seguitemi lì. Sarò molto contento. Quindi, ragazzi, da un po' è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!